per questa quinta edizione di Orgogliosi della nostra terra. Siamo in diretta dai mercati di Città La Prima, la festa più bella dell'anno, una 5 giorni strepitosa, ricca di appuntamenti. Abbiamo cominciato questa mane con i giochi legati ai bimbi e stiamo così continuando questa fitta giornata con un appuntamento molto importante e delicato. Parleremo quest'oggi proprio della fibrosi cistica, ma prima di presentare i nostri ospiti io vorrei subito anticiparvi che siamo in diretta dalle telecamere di Teleblu in compagnia di Luca Pernice. Buon pomeriggio, benvenuto. Buonasera, grazie. Naturalmente in diretta sul canale 72 di Teleblu. E allora Luca, entriamo nel vivo di questo pomeriggio intenso con questa materia assai delicata che è la fibrosi cistica. Ma prima di dare voce ai nostri grandissimi ospiti, noi dobbiamo farlo subito in compagnia di un'altra nostra amica, colei che sta conducendo questi bimbi sin dal mattino in quel percorso dei giochi ludico-educativi, Lea della Wonderland Animazione. Buonasera Lea e benvenuta. Buonasera a te Floriana. E allora, bene, sarai proprio tu adesso a condurre questi bimbi in questo viaggio del CD. Del PC. È una cosa veramente nuova, è una novità che tu hai voluto introdurre perché è giusto che anche i bimbi non soltanto vadano a giocare all'interno di questo grosso contenitore, ma si informino anche di quelle che sono le tematiche che noi stiamo regalando tutti i giorni ai nostri ospiti. Quindi a te la parola. Esatto, Floriana, io vorrei appunto presentarvi i piccoli ospiti perché, come dicevi e hai preannunciato, abbiamo voluto fortemente loro come protagonisti di questi temi. E partiamo subito, ve li presento, partiamo subito con il primo che si chiama Donato Matteo. La piccola Nana. Andiamo avanti. Antonio, Sara, Antonio, Ilaria, sì. Marco. Eccoli qui, loro sono esausti, praticamente stamattina abbiamo fatto di tutto e di più, però ero con noi, con voi. Infatti volevamo appunto dare un messaggio a loro, quindi non solo di giochi e divertimento, ma anche di qualcosa di serio che oggigiorno purtroppo è sempre presente. Quindi magari bambini un po' meno fortunati che nascono con qualche problemino. Esatto. E proprio per questo vorrei presentare il presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia, Giuseppe Arvillo, al quale dedichiamo un grande applauso. Grazie per non aver fatto niente a fiducia, è già tanto, è già tanto. E poi l'avvocato Matteo Silva, vicepresidente e responsabile nazionale dell'area qualità della vita. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Bene, io volevo introdurre e poi lascio parlare voi, intervistare magari, abbiamo fatto un po' di modalità gioco qui per i bambini. Quindi la Lega Italiana Fibrosi Cistica nasce come un'associazione federativa a cui aderiscono tutte le altre, quindi sono una per ogni regione, in totale ne abbiamo 21. Ora, la mia domanda è questa. Perché Giuseppe e Matteo sono qui, siete qui? Per quale motivo? Allora, prima di tutto perché Giuseppe, io mi rivolgo ai bambini, quindi non mi rivolgate voi, anche perché la cosa più complicata con i bambini, se vuoi diventare amico ci devi giocare. Il linguaggio è il gioco, adesso noi invece stiamo facendo la cosa più complicata. Stiamo parlando e per non annoiarli, soprattutto vedi come mi guarda la bambina Bruna, dici guai a te se no, no, assolutamente. Adesso sicuramente parleremo di due o tre cose importanti, per carità, però non pesanti. Cose che noi vogliamo dire che magari se voi le portate a casa e le dite ai vostri genitori, tanto meglio. Perché siamo qui noi stasera? Perché noi ci interessiamo di solidarietà. Voi sicuramente a scuola, in televisione, avrete già sentito parlare di questa parola. Essere solidali significa essere vicino a qualcuno che ha più bisogno di noi e noi gli siamo vicino e l'aiutiamo. Questo significa in poche parole essere solidali. Voi l'avete mai sentita questa cosa? Sì. Allora noi stiamo qui perché i proprietari della catena La Prima, come già hanno fatto l'anno scorso, sono stati così carini e ci hanno ospitato, anche quest'anno ci hanno aperto le braccia e noi siamo qui perché attraverso la vendita di queste magliette che voi trovate in tutti i supermercati La Prima, il cappellino e altro tipo di gadget dove trovate scritti il nostro logo eccetera, comprando questa maglietta facciamo l'inizio di un percorso di solidarietà. Cioè che cosa facciamo?
prendiamo dei soldi e li mettiamo da parte per fare ricerca, trovare nuovi farmaci che vanno a finire a bambini meno fortunati di altri che devono curarsi per molto tempo, non hanno proprio un'influenza dove prendi l'aspirina e ti passa, ok? Io mi fermo se non mi uccidono. Infatti per questo Presidente colgo l'occasione per dire a tutti che dalla mattina fino alla sera allo stand, ci sarà lo stand allestito con le maglie, quella che indosso anche io, ne ho già cambiate due da questa mattina per la cronaca, e quindi tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione, quindi alla fibrosi cistica. Regaliamo un respiro ai bambini meno fortunati di noi. Il contributo è di 5 euro e sarà devoluto, esatto, per loro. Quindi per fare la facciata tosta io dico a tutti quelli che ci ascoltano e approfittano anche per il leisure, venite ai supermercati la prima e alle casse dopo che avete comprato e pagato prendete la maglietta, che è una cosa importantissima perché il doppio valore è quello che non si limita alle 5 euro. Ok, grazie. Ecco, diamo l'occasione anche per ricordare che i mercati di Città La Prima sono circa 9, non soltanto a Foggia ma anche a Lucera e a Stornara, quindi questo è un aspetto importante che vogliamo ricordare per gli amici che ci seguono da casa ma anche per tutti i presenti che sono qui con noi. Sono 9 punti vendita in contemporanea, stanno aderendo a questa meravigliosa iniziativa, quindi ricordo essere qui a Foggia, a Lucera e a Stornara. E allora procediamo, Lea. Ed infine un'ultima domanda all'avvocato: qual è il vostro obiettivo? Allora, questa è una domanda molto, ma molto ambiziosa. L'obiettivo sarebbe quello di sconfiggere la nostra patologia. Però un altro obiettivo importante, legato sempre al principio di sensibilizzazione di cui parlava prima il Presidente, è quello di cercare, di inculcare, ma soprattutto ai bambini, di iniziare da loro questa modalità di interfacciarsi con i loro coetanei che casomai sono meno fortunati di loro. In che modo? Benissimo, quando qualcuno di voi sta male, si fa la bua o ha la febbre, voi vi preoccupate, no? Dici, come sta? Andiamo a vedere cosa si è fatto. Questo succede anche per quando insieme con voi c'è qualche paziente, qualche bambino che ha delle particolarità. Una cosa molto, molto rapida, ve la racconto, io sono genitore di un bambino con fibrosi cistica, come anche lui è un papà di una figlia con fibrosi cistica. I bimbi quando vanno a scuola, che vengono sensibilizzati, cercano di avvicinarsi alle problematiche di un loro coetaneo, sono così bravi da ricordare ai loro amici quando hanno la necessità di prendere la compressa, di prendere il creon. Loro li chiamano i granuli perché sono granulari, e questa è una cosa bellissima che, diciamo, ci espone in tutti i sensi quello che è il vero principio di solidarietà tra i piccoli. Un'ultima domanda la facciamo al Presidente: c'è stata un'esperienza concreta nelle scuole come sensibilizzazione di questa fibrosi? Diciamo che di esperienze, grazie a Dio, e anche grazie al fatto che ci muoviamo molto, perché ricordo a tutti la Puglia, di cui noi siamo ovviamente tutti testimoni, è lunga 550 chilometri e al di là dei 4 milioni e mezzo di abitanti ce ne sono tante problematiche che hanno a che fare con questo tipo di patologia. Sì, il Ministero, il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, ha prodotto insieme con Lega Italiana Fibrosi Cistica una serie di CD, di tutorial che noi distribuiamo in tutte le scuole di vario grado, e soprattutto ci affacciamo a queste realtà per parlare ai professori, ai maestri e quant'altro a seconda dell'età, per cercare di fargli capire che cos'è e com'è la vita di un bambino con la fibrosi cistica che si accinge a diventare adulto con l'aiuto degli adulti. E in queste esperienze, girando nemmeno andato tanto lontano, al paese di Matteo Silva, dell'avvocato, che Stornare, quindi c'era noi, non è fatto apposta che sia il paese di origine anche di Luigi Gianantempo, voglio dire, o della famiglia Gianantempo, in una delle tante conferenze che ci siamo accinti a fare, parlando di questo tipo di prodotto, che è un video molto ben fatto, io ho scoperto della gente che, al di là del fatto di fare le maestre più o meno bene, eccetera, eccetera, insegna ai bambini la solidarietà. Come? Vi faccio un esempio molto banale. Ai bambini, quelli che hanno problemi di ordine pancreatico, cioè non hanno un'assimilazione sufficiente rispetto a quello che vanno,
devono assorbire un farmaco che si chiama Creon, che sono degli enzimi pancreatici, tante caramelline, tante pilloline colorate. È ovvio che i bambini che vedono che un bambino solo prende in tutta la classe queste caramelline, capisce che forse è un premio, e lì le cose si complicano. La maestra intelligente, istruita ma disponibile e sensibile, ha insegnato ai bambini che è vero che era un premio, però il premio era diversificato, quindi a lui quelle caramelle, a voi delle altre caramelle, però mi raccomando, a voi l'onere di ricordare a lui di prenderne quando necessario. I bambini si sono responsabilizzati e tutte le volte che fanno merenda dicono al loro compagno: hai preso le pilloline? Se no la maestra si arrabbia. Questo è un esempio, io direi, memorabile di come funziona se cominciamo a parlare la loro lingua, e perché grazie a Dio quando sono così sono meravigliosi, poi crescendo diventano come noi e non ci capiamo più. Quindi da premio Oscar questa maestra? Assolutamente sì, io poi ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla e testimonio questa cosa a mo' di esempio, perché in realtà l'ho vista perpetuata, in realtà fatta. E poi Floriana, se mi permetti, un'ultima domanda va a loro. Certo, assolutamente, devono interagire con i nostri ospiti. Anche perché abbiamo detto che faremo a mo' di gioco questa cosa, come prima ha menzionato anche il nostro presidente. Quindi venite tutti qui vicino, venite, venite. Facciamo un gioco, chiudiamo gli occhietti così, con due manine chiudiamo gli occhietti. Ora, come per magia, li riapriamo. Tutti insieme, apriamo. Apriamo e guardiamo per 10 secondi la cosa più bella che ci colpisce su questo tavolo. E poi ognuno di voi me la dirà. Guardate attentamente per 10 secondi, eh? Facciamo il conto alla rovescia? Insieme c'è Priscilla, la mia collega, nonché laureata in infermieristica, anche lei fa parte dello staff, quindi insieme a Priscilla e ognuno di voi adesso diremo quello che ci è più piaciuto. Pronti? 10, 9, 8, 7, tutti insieme, 6, 5, 4, non mi sento, 2, 1, stop. Donato, parti tu? Cosa ti ha colpito di più su questo tavolino? A me ha colpito la maglia. La maglia ti piace? Tu doni, io respiro? Ok, c'è qualcos'altro che ti piace? Ok, prossimo. A me mi ha colpito l'uccellino. L'uccellino, quindi il peluche. Il peluche. Ok, grazie Nana. Cosa ti piace su questo tavolino? L'uccellino. Andiamo avanti. L'uccellino. Il cappello. Il cappello, ti piace il cappello? L'uccellino. Anche a te l'uccellino, poi? L'uccellino. E a te? L'uccellino. Bene, questa è la dimostrazione. Ci ha azzeccato. Sì. Ai bambini piace l'uccellino, ma chiediamo, chiedete voi, magari voi due che siete più grandicelli, cos'è quell'uccellino? E poi se è un uccellino? Tieni il microfono. È la domanda. Non è corretto. Vi assicuro che la mattina non sono così timidi, eh? Me lo assicuro. Ma sono anche un po' stanchi, direi. Adesso, allora ci date il adesso conferma. Lo dice Matteo, che cos'è? È il vostro gadget, allora, adesso lo spiegherà. Sì. Allora, questo, grazie Lea, grazie ai nostri bimbi. Questo qui subito parola. È Martin Pescatore, ecco. Non è un uccellino qualunque, è la mascotte della nostra associazione, della Lega Italiana Fibrosicistica. Perché Martin Pescatore? Perché i bambini come voi che hanno questa malattia hanno delle, diciamo, delle regole da seguire, perché devono fare tante terapie, devono prendere tanti farmaci, quindi il loro percorso di vita è molto molto difficile, quindi è pesante e tenace. Questo rappresenta un po' le fatiche dei nostri ragazzi, quindi lui è il simbolo della tenacia, della voglia di andare avanti nonostante le grandi difficoltà. Ecco perché ci è stato regalato questa mascotte e noi la utilizziamo su tutti i nostri banchetti. Certo, qui adesso l'abbiamo portato così per abbellire il nostro banchetto, ma questo è un modo che ci
che contribuisce alla nostra associazione. Ricordatelo, lui si chiama Martino, no. Questo uccellino, Martino. Martino, ci consente di raggiungere anche l'obiettivo di solidarietà, che però oggi non riguarda questa. Siete soddisfatti della risposta? Okay. Va bene, grazie Matteo per questa risposta esaustiva. Noi ringraziamo Lea della Wonderland con il gruppo animazione, i nostri fantastici bimbi. Fatevi un applauso, siete stati bravissimi perché attenti a questa tematica. Infatti io riflettevo proprio con Giuseppe del fatto che questi bimbi sono stati ben istruiti e soprattutto sono riusciti a soddisfare quelle che erano le nostre aspettative. Certo. Ma a questo punto entriamo nel vivo di questo che è il nostro reading, quindi torniamo a questo delicato argomento, lo facciamo appunto sempre in compagnia di Giuseppe e di Matteo. Non andiamo a identificare né i cognomi né i titoli, perché noi di Mercati Digitale Prima vogliamo che questa realtà diventi una grande famiglia, esattamente come è accaduto l'anno scorso, con lo stesso risultato, caro Giuseppe, che siamo riusciti ad ottenere, perché ricordiamolo, circa 5.000 persone l'anno scorso, grazie al vostro contributo, è riuscito a comprendere la problematica di una malattia genetica rara, proprio grazie alla vostra presenza all'interno di questi punti vendita. Quindi avete svolto un'operazione incredibile anche sotto il profilo mediatico. Sì, perché Giuseppe, vogliamo un attimo raccontare perché è importante informare, sensibilizzare per condividere? E l'argomento è complicato e lungo, se magari il service mi aiutasse, che il microfono farebbe il segno. Niente, cercherò di essere essenziale nella mia comunicazione, senza fare né terrorismo e soprattutto senza voler stimolare i pietismi, perché non è di questo che si tratta. Diciamo innanzitutto che la fibrosi cistica è una malattia genetica dalla quale ancora oggi non si guarisce. La pausa di 3 secondi è importante. Non si guarisce. Che vuol dire? Vuol dire che la persona che ne ha affetto questa malattia dai suoi genitori la porterà con sé per tutta la vita, qualunque essa sia. Allora, se ancora oggi la scienza non riesce a guarirla, gli uomini devono almeno provare a curarla. Hanno questo dovere. Curarla perché? Perché è una malattia degenerativa e quindi il tempo è il nostro peggior nemico. Più tempo passa e meno cose facciamo, peggio è per il paziente con la fibrosi cistica. Quindi che cosa ci interessa di più? Fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, genere umano, per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Non solo farli diventare più longevi, ci interessa che facciano sport, che vivano la loro vita, che studino, che lavorino, che facciano tutto quello che, tra virgolette, fa il resto del mondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi ci battiamo affinché persone meno fortunate di altre, però vi posso garantire speciali, abbiano le stesse possibilità di tutti per affrontare il cammino della vita che nessuno sa come per ognuno di noi. Prego. Giuseppe, oltre a naturalmente una malattia che va curata, quindi necessita della medicina, ma oltre ai prodotti farmaceutici, c'è anche la possibilità di aiutarla con uno stile di vita adeguato. Assolutamente sì, la patologia della fibrosi cistica per legge nazionale, la 548 del 93, stabilisce che ogni regione ha un centro regionale di riferimento specialistico per la diagnosi e cura della fibrosi cistica. Che cos'è? Al di là dei due che in Puglia noi abbiamo, uno localizzato al Policlinico di Bari e l'altro tutti i centri di eccellenza con la certificazione di qualità ISO 9000 delle metodologie, anche presso l'ospedale Tatarella di Cerignola, hanno un follow up costante, cioè un controllo periodico della loro condizione fisiologica, e quindi fanno esami, controllano il loro stato di salute, lo curano ovviamente, per cui a noi dico pazienti con la fibrosi cistica, è quasi più importante l'attività ambulatoriale che quella di ricovero ospedaliero, dove noi ricordiamo sì, ma quando abbiamo dei problemi più gravi, abbiamo delle segnalazioni ovviamente della patologia che impongono, diciamo, terapie un po' più forti. Quindi lo stile di vita sì è importante, sia alimentare ma soprattutto lo sport per noi è importantissimo, vorrei dire vitale. Abbiamo addirittura dei campioni del mondo, dei campioni europei in vario tipo di discipline affetti da fibrosi cistica, quindi si può fare. Giuseppe, quali sono gli organi che in qualche modo vengono a essere lesi in questa patologia?
Qual è il problema che l'organismo subisce? Aiutiamo, ecco, gli amici. È abbastanza complicato, cercherò di farlo in pochi secondi. Il respiro, la funzionalità polmonare, respiratoria. Allora diciamo meglio questa cosa. Diciamo che cos'è la fibrosi cistica? Esatto. È un cattivo funzionamento, ecco, di una parte di un cromosoma che produce che cosa? Un'ipersecrezione di muco. Ok. La proteina CTFR, che è quella che si fa carico di trasportare questo muco nel, sì, diciamo, nel cammino che deve fare. Sì. Con questa secrezione copiosa di muco impedisce il normale funzionamento di questa attività. Quali sono gli organi che vengono maggiormente interessati? Tutto l'apparato respiratorio, okay, sia i bronchi sia i polmoni, okay, anche l'apparato gastroenterico, perché ci sono dei bambini che hanno maggiori sensibilità della patologia e quindi hanno una scarsa capacità di assimilazione. Tutto questo, la maglietta che noi oggi stiamo distribuendo, avete visto lo slogan, sì, doni io respiro, sì, la stragrande maggioranza delle compromissioni sono di tipo respiratorio, perché questo muco che noi dobbiamo sempre con fisioterapia, ginnastica, mucolitici, altri libri cose, dobbiamo sempre cercare di espellerlo, perché il nostro nemico va a occupare degli spazi ai polmoni che non fanno funzionare, ai bronchi con broncoestasie e con qualsiasi altra cosa, quindi va combattuta, ecco, certo, perché. Giuseppe, 345 casi in Puglia, questo è il numero, ecco, diagnosticato, ma ci sono tanti altri invece che non vengono in qualche modo denunciati, ci sono altre realtà, ecco, sommerse. Allora, dal registro nazionale della fibrosi cistica, le pubblicazioni recenti dell'ultimo mese, abbiamo in Puglia 345 pazienti che sono stati diagnosticati. A quale età? A varie età. Finalmente anche in Puglia dal 2016 è partito lo screening neonatale, che è una pratica clinica che in tutta Italia già si faceva per legge, ovviamente noi siamo arrivati con 20 anni di ritardo soltanto, diciamo, ma stiamo recuperando. Che cosa significa? Significa che a tutti i bambini che nascono in Puglia, dalla stessa goccia di sangue che viene presa dal tallone del bambino nelle prime 3 settimane di vita, vengono fatte una quantità di screening di varie malattie metaboliche e con queste anche la fibrosi cistica, cioè sappiamo per certo, attraverso una certa sequenza di esami clinici, anche di ordine genetico, dopo sole 4 settimane, massimo 5 settimane dalla nascita, che il bambino è affetto da fibrosi cistica. Da quel momento in poi accade la presa in carico, lo carichiamo a carico di uno dei centri che ne soffrirà per tutta la vita e lo curiamo da quel momento in poi, per ridurre tutti gli effetti degenerativi che ha la patologia. Matteo. Grazie, grazie Giuseppe Ardillo. Vicepresidente della Lega Italiana Fibrosicistica e responsabile nazionale della Area Qualità della Vita. Quali sono gli obiettivi di questa associazione? Allora, le associazioni viaggiano su linee parallele ma in ambiti diversi, perché l'associazione, la Lega Italiana Fibrosicistica Puglia, diciamo, siamo noi, lavoriamo all'interno della nostra regione con i nostri pazienti e quindi cerchiamo, gli obiettivi poi sono identici, cioè migliorare la qualità della vita, la qualità delle cure e la tutela sociale. Questi sono gli obiettivi fondamentali che noi facciamo e non per ultimo la ricerca, perché uno dei punti fondamentali è la ricerca che viene fatta sotto vari aspetti, sia ricerca clinica che ricerca scientifica. Per quanto riguarda questi vari aspetti, diciamo, io me ne occupo anche a livello nazionale come responsabile dell'area qualità della vita, quindi cerchiamo di, almeno per quello che riguarda il mio, la mia area, di dare maggior, come dire, diciamo, uno stile di vita migliore, riducendo quelli che sono gli aspetti negativi della patologia. Spesso non legati solamente alla faccenda strettamente medica, ma soprattutto legata alla tutela dei diritti dei pazienti, perché diciamo, le norme oggi ci concedono ai pazienti la possibilità di usufruire di varie agevolazioni, vari riconoscimenti che aiutano e quindi restituiscono al paziente quel tot di vita. Vi dico un brevissimo qualcosa di importante che abbiamo fatto ultimamente. Io sono stato il 2 e 3 agosto a Roma, dove abbiamo sottoscritto un accordo con la Randstad. Perché questo accordo? I nostri ragazzi, ringraziando il Signore, oggi diventano adulti.
e quindi con gli effetti della patologia, quello che chiedono a noi associazione, che noi siamo i pazienti e le famiglie dei pazienti, non è che siamo un'associazione terza, ci chiedono aiutateci con il lavoro. Abbiamo messo su un portale del lavoro fatto da noi, con la Lega Italiana Fibrosicistica, che è stato ben visto anche dal Ministero del Lavoro, tanto che ci ha dato la possibilità, ci hanno chiesto di estenderlo a tutte le malattie rare, che non abbiamo fatto. È un portale dove i pazienti si registrano, viene stilato un profilo di ogni paziente, alla fine c'è un curriculum vitae che non è il solito curriculum vitae, ma ti fa una profilazione precisa, e dove sullo stesso portale si iscrivono le aziende. Quindi diciamo abbiamo fatto un mini ufficio di collocamento, però legato alla legge 68, perché i nostri pazienti hanno diritto al collocamento di altri. Allora, questa cosa, si diceva, è piaciuta anche alla Randstad, che è un cliente rinale a livello internazionale, e quindi abbiamo sottoscritto un accordo dove la Randstad si impegnerà a gestire per noi sul nostro portale le assunzioni dei pazienti di fibrosi cistiche, di malattie rare per le persone. Questo è diciamo, uno degli ultimi obiettivi. Certo, uno degli ultimi obiettivi. E a proposito di questi ultimi obiettivi, la vostra associazione opera a 360 gradi proprio per quest'opera di sensibilizzazione, quest'opera di comunicazione. L'anno scorso, ricordiamo, avete realizzato uno spot televisivo col grande attore italiano Tommaso Ramenghi e siete riusciti ad ottenere un grandissimo risultato. Sulla scorta di questo successo, quest'anno avete continuato in tal senso. Invece avete però trattato l'argomento proprio in collaborazione con quello che è il tema della donazione degli organi, quindi con l'AIDO, realizzando una campagna di sensibilizzazione proprio legata alla ricerca. Certo. Diciamo che per dare una motivazione comprensibile di questo tipo di azioni, se no sembrano calare dal cielo. Per la fibrosi cistica il trapianto di un organo compromesso oggi dalla scienza viene considerato ancora una terapia, cioè come prendere una pillola, per capirci. In realtà per noi è l'ultima spiaggia. Quando i polmoni sono compromessi, ci sono vari centri di trapianti in Italia, ahimè quasi tutti localizzati al centro nord, ne abbiamo soltanto uno in Sicilia che è l'ISMET, non riusciamo ancora a sensibilizzare il Centro Nazionale Trapianti per averne uno in Puglia, ci stiamo provando. Che vuol dire? Vuol dire che una persona che ha la compromissione del suo apparato respiratorio, soprattutto polmonare, e vi parlo di spesso di ragazzi di 20 anni, certo, di 21 anni, di 18, sì, che hanno questa come unica prospettiva della loro possibilità di affrontare la vita. Giuseppe, voi siete genitori. Assolutamente sì. Quali sono i problemi, le difficoltà delle famiglie? Ma i problemi e le difficoltà delle famiglie nascono con loro. Prima di ogni altra cosa il genitore deve acquisire la consapevolezza di che cosa gli è accaduto. Quando qualcuno ti fa la comunicazione di diagnosi, dice tuo figlio ha la fibrosi cistica, tu cadi dalle nuvole, vai nel panico e dici adesso che succede, che faccio, dove vado, chi me lo cura, e una quantità di altre domande alle quali non avrai mai risposte. Vai spesso in crisi perché sei totalmente inadeguato, e da quando cominci tutto il training per diventare genitore di un paziente con la fibrosi cistica, è quasi un titolo onorifico poi col tempo, perché devi imparare le terapie, gli devi insegnare quando è il momento, perché quando è piccolo lo devi fare tu, e gli devi fare la fisioterapia, gli devi fare il clapping, gli devi far uscire, gli devi insegnare ad espettorare, cioè a tirare fuori il muco, che è questo amico che tu terrai per tutta la vita, e quando senti tuo figlio che tossisce, a te manca l'aria. Funziona così, quindi la vita prima di tutto i nostri ragazzi è in salita, la nostra anche, ma non è impossibile. Io lo dico con questa veemenza, io ho una figlia di 38 anni, quindi sono alle prese con questa cosa da 38 anni, da quando lei è nata. A me non l'hanno diagnosticata subito, 38 anni fa la nostra scienza in materia di ricerca non aveva fatto ancora i passi da gigante di cui oggi invece, grazie a Dio, possiamo registrare i risultati, e abbiamo imparato giorno dopo giorno a convivere con questa realtà. E tu? La solidarietà è importante, assolutamente, ma può essere sufficiente solo quella, cioè lo Stato, le istituzioni sono vicine. Allora, lo Stato italiano ha una legge nazionale che è la 548 del 93, quando l'ancora all'epoca Ministro della Sanità
la Maria Pia Caravaglia, ancora oggi grazie a Dio il Signore ce la tiene in vita, ma grazie a lei, all'epoca Ministro della Sanità, abbiamo una legge tra le pochissime patologie in Italia che stabilisce quali sono i criteri di diagnosi e cura, cioè di che cosa ha bisogno una persona e che cosa deve fare lo Stato per essere curata. La legge c'è, non è ancora applicata bene dal 93 alle leggi, come tutte le leggi. Noi facciamo anche questo, ma facciamo che cosa? Gli stakeholder, i portatori di interessi nostri, è utile che ci giriamo intorno. A volte lo facciamo in modo più o meno sanguigno, in modo molto meno diplomatico di quanto vorremmo fare, perché tutte le volte che facciamo riunioni a livello nazionale, ormai diciamo tristemente o fortunatamente mi conoscono anche per questo, io a tutti i miei colleghi italiani, quando finiamo le nostre riunioni, che sono tutta l'Italia per capirci, dico ragazzi, ma io quando torno a casa, giù in Puglia, a mia figlia, che cosa gli dico? Che cosa avete fatto per noi? È la domanda. E se non abbiamo fatto niente se non entropia, ci siamo parlati addosso, io mi vergogno come una talpa, diciamo. Il problema è proprio questo. Abbiamo ancora tantissimo da fare, soprattutto nell'acquisizione della consapevolezza di un impianto culturale che ancora non è quello che dovrebbe essere. Io oggi l'occasione è ghiotta, parlare a tanta gente contemporaneamente, non posso non ringraziare tutto il gruppo La Prima. L'anno scorso l'ha detto prima la nostra carissima amica, grazie al fatto che noi siamo stati ospitati qui abbiamo fatto girare il video di Tommaso Ramenghi, una cosa da 1 minuto e 30 secondi, tutte le serate che abbiamo fatto gli spettacoli, ebbene 5.000, 6.000, non li conto più, persone grazie a questa iniziativa hanno saputo che esiste la fibrosi cistica. Questo è quello che ci interessa di più, informare, poi se ce la facciamo anche sensibilizzare, l'obiettivo è condividere. Perché? Perché ritengo che sia una cosa così scontata che qualcuno che ha più fortuna o ha avuto più fortuna nella vita debba avere o debba sentire il dovere di restituire almeno qualcosa, e noi questo è l'obiettivo che cerchiamo di portare a casa. Grazie Giuseppe Ardillo, presidente della Lega Italiana Fibrosicistica per la Puglia, e all'avvocato Matteo Silva, vicepresidente nonché responsabile nazionale area qualità della vita. Sì, chiudiamo con l'ultimo contributo e poi ecco, salutiamo gli amici e rimandiamo al prossimo appuntamento della serata. Sì, prima di chiudere concedetemi soltanto, visto che il mio presidente ha ripetuto più volte stornare il paese mio, il paese di Luigi, noi consideretemi di ringraziarlo perché noi siamo amici fraterni da una vita e lui, oltre ad essere un grande imprenditore, una grande persona, è una persona che non ha badato a mostrare la solidarietà oggi per noi ma anche diciamo in altre occasioni, quindi voglio ringraziare lui e tutta la sua famiglia. Assolutamente sì. Certo, e allora noi ovviamente ribadiamo che i mercati di Città La Prima anche quest'anno ha ideato una 5 giorni davvero sensazionale di divertimento, di giochi, di musica, di arte, di concerti, ma anche di appuntamenti culturali come questo. Quindi la solidarietà è un altro aspetto importante che Mercati di Città La Prima ogni anno tiene bene in mente, con i suoi amici sponsor, con tutta questa che è diventata una grande famiglia. E quindi è un modo per sensibilizzare non solo i foggiani ma tutta la capitanata. Grazie anche alle telecamere di Teleblu, quest'anno c'è l'aggiunta, quindi il contributo di Luca Pernice e tutto lo staff che effettivamente ci accompagnerà durante lo sviscerarci di queste 5 giornate meravigliose. E allora Luca, noi salutiamo tutti, ringraziamo ancora i nostri graditissimi ospiti e vi diamo appuntamento alle 20.30 nell'area concerti con la nostra squadra del cuore, quindi orgogliosi della nostra terra, invita l'orgoglio del Foggia, il Foggia Calcio, e poi continueremo con il Made in Foggia, l'eccellenza del cabaret racchiusa in una serata di scintille, di sorrisi e gran divertimento nella notte delle stelle, qui all'interno della festa più bella dell'estate, quinta edizione di Orgogliosi della nostra terra. Vi aspetta più tardi. Grazie da Floriana Rignanese e a Luca.